Gentili telespettatori e protagonisti, in occasione del distinguo anagrafico della principessa Irma Capescevenuto, l'abbiamo incontrato qui nel parterre dei Rois, un attore che io trovo estremamente interpretativo, lui è il bergamasco Massimo Sangalli. Ciao, innanzitutto benvenuto. Ciao a tutti, ciao, grazie a te. Allora, Massimo, questa realtà nobiliare, appunto la principessa che ci accomuna, avendola come amica, il tuo augurio personale? Beh, io auguro ad Irma, che è una ragazza veramente splendida, di avere tutto il meglio della vita, insomma, perché è una ragazza con un grande cuore, una ragazza molto buona e è una mia amica da tanto tempo e sono molto felice di essere qua stasera. Stasera si celebra anche l'amore, è stato, esatto, il giorno di San Valentino. Esatto. Che sentimento è per te? Guarda, ti dico una cosa, io ho avuto il divorzio da 3 giorni, per cui diciamo che in questo momento l'amore lo accantonerei, nel senso che sì, ho amato, sono stato sposato, però insomma adesso mi godo il momento di libertà. Si celebra anche un tema sociale scottante, appunto la solidarietà, no? Sì. La tutela dei minori, di figli separati. Quanto, certo, è importante ripristinare la comunicazione tra genitori e figli? Guarda, io ti dico una cosa, io vengo da una famiglia di genitori separati, si sono separati che io avevo 11 anni, per cui capisco molto bene il tema e è un tema molto, molto delicato, direi. E penso che la cosa migliore sia che quando due persone non si amano più, comunque hanno dei figli, l'importante è rimanere in buoni rapporti proprio per i figli, perché quando tu vedi i genitori che litigano e che si odiano e tutte queste cose qua, per i figli non è bello, perché comunque ti segna questa cosa. Si celebra anche la moda e, sì, e al tempo stesso anche la musica come libertà di espressione. Sì. Tu, nel tuo personale, il tuo rapporto con la moda e laddove la musica invece cosa ti sprigiona? Guarda, il mio rapporto con la moda è bello, nel senso che io comunque faccio l'attore come principale professione, ma mi è capitato molto spesso di fare degli spot pubblicitari, ho lavorato per Dolce & Gabbana, sono stato fotografato da Helmut Newton, ho lavorato diciamo con i grandi, per cui per me è sempre comunque un onore. Allora, diciamo dalle passerelle, sì, il modello che scopre di avere la vocazione della recitazione, gli spieghi, esatto, il passaggio emotivo, perché sdoganiamo il concetto che l'uomo armonico, sì, non può non saper recitare, così come succede nella donna. No, no, guarda, ti spiego, io sono nato come attore, nel senso che recito dall'età di 16 anni, la moda è venuta dopo, nel senso che comunque avendo un viso, che ne so, probabilmente espressivo, portato anche per la moda, mi hanno chiamato per fare la moda, ma io in realtà non mi sono mai sentito modello, non mi ritengo un modello, anche se ho fatto delle campagne pubblicitarie molto importanti. Allora Massimo, tu hai un'esperienza cinematografica in atto da poco, sì, che hai finito, Americana, sì, dove hai recitato anche a fianco a Letizia Castai, guarda caso, sì, hai interpretato la figura di Gesù, no? Sì, e guardando un po' anche la tua mimica, la tua espressione, non poteva esserci figura più degna forse. Guarda, sai, mi hanno detto una cosa, mi hanno fatto una battuta una volta e mi hanno detto: una volta che hai interpretato Gesù non puoi più interpretare nessuno, perché diciamo che il ruolo è il top dei ruoli che un attore può ambire, e diciamo che per me è stato un grande onore. Ho recitato, sono tornato da 20 giorni da New York, ho recitato con George Lucas in questo film. Il film si chiama Magdalena, ovviamente la storia di Maria Maddalena, diciamo in versione un po' Dan Brown, quindi diciamo il film narra la storia di Maddalena che ha una specie di avventura amorosa con Gesù. Io interpreto Gesù, Letizia Castà fa la Maddalena, insomma, diciamo che più di così che cosa desiderare? Appunto, guardando in proiezione, dopo un'esperienza del genere, si presume poi che la tua carriera sia sempre più in ascesa. Sì. Se oggi c'è, vedendo anche la proiezione della Grande Bellezza, che è stata molto amata e apprezzata, esatto, co-distribuita dagli americani, sì, la prima volta che succede, appunto il film di Paolo Sorrentino, sì, che è mio conterraneo, no? Sì. Per dirti che c'è ancora qualcosa di salvabile, cioè gli autori, i sceneggiatori italiani tendono sempre, come posso dire, a avere una marcia in più rispetto agli altri europei, no? Diciamo che io mi ricordo, adesso sono troppo piccolo, però mi ricordo quando c'erano tutti i registi americani, gli attori americani che venivano a girare a Cinecittà, c'era la famosa Hollywood sul Tevere, per cui diciamo l'America era molto attratta dall'Italia, avevamo le star internazionali che giravano qua. Purtroppo oggi tutto questo non c'è più e purtroppo il cinema italiano non c'è più. Oggi c'è molta fiction, c'è molta
televisione, ci sono molti reality show, ma il cinema in realtà è un pochettino sparito. Sono molto felice che il film di Paolo Sorrentino possa approdare agli Oscar e speriamo che vinca l'Oscar, perché comunque è un film, secondo me, molto molto bello. Ascolta, nel parterre ci sono tante figure nobiliari, no? Sì. Nel tuo personale, secondo te, il nobile oggi lo si riscontra più dovrebbe almeno nello stato d'animo o nella condizione educativa ricevuta? Tutte e due, secondo me entrambe le cose, nel senso che comunque il nobile adesso, essendo noi una repubblica e non una monarchia, diciamo, essere nobili o meno, sì certo è un titolo che uno ha, però comunque la nobiltà d'animo è secondo me molto importante, e l'educazione soprattutto, l'educazione secondo me, vabbè, quella viene sempre dai genitori comunque, però insomma l'educazione e la nobiltà d'animo è una cosa, e l'umiltà soprattutto, penso che siano delle cose essenziali. In ultimo, dalla tua angolazione emotiva, no? Sì. La nobiltà oggi come la vivi, come la vedi, come un senso di ironia o un senso di rispetto? Con senso di rispetto, io sono nobile da parte di mio padre, perché noi discendiamo dagli Asburgo, però ti dico la verità, è una cosa che non dico mai, la sto dicendo a te adesso perché parliamo di nobiltà, però sinceramente, come si dice, non me ne può fregare di meno. Senti Massimo, sì. Ritorniamo di nuovo al tuo lavoro, sì. Un regista con cui vorresti lavorare e un ruolo che vorresti impersonare? Guarda, mi piacerebbe molto, ho sempre interpretato ruoli da, avendo questo viso un po' angelico, ho sempre interpretato ruoli tipo da conte, Gesù, che ne so, insomma, sempre ruoli abbastanza aristocratici, diciamo. Un ruolo brillante. Vorrei fare la parte di un cattivo, vorrei che un regista mi facesse fare la parte di un cattivo, o di uno psicopatico, qualcosa di veramente mentale come erano gli attori degli anni 50, che ne so, Bette Davis, un tram chiamato Desiderio con Marlon Brando, un ruolo un po' forte ma mentale. Oggi purtroppo è tutto computerizzato, tutto molto, la recitazione, diciamo, le sensazioni, quelle forti, belle, non ci sono più. Beh, giustamente, quando c'è il tormento c'è anche la conflittualità. Esatto. Dietro la conflittualità c'è anche l'espressione. Esatto, no? sì. Senti Massimo, guardando in camera, guarda caso, la trasmissione siamo i protagonisti. Sì. Come mi auguro sempre più che tu lo sia, sì, nella tua professione e spero anche nella tua carriera emotiva. Un tuo saluto a chi sta guardando in camera. Come, scusa? La trasmissione I Protagonisti, un tuo saluto. Allora, saluto a tutte le persone che vedono la trasmissione I Protagonisti, siete veramente molto gentili, molto bravi. A presto ragazzi. Grazie caro. Grazie a te.